Ancora una volta Catania è al centro dell'attenzione con la Ciminiere e Barbara Mirabella, che è sempre la grande organizzatrice di tutto. Ecco, c'è sempre soddisfazione per quello che si ottiene e per i risultati che si riesce ad ottenere. Ecco, Catania è veramente al centro dell'attenzione anche per l'alimentazione. Ma io direi che l'alimentazione, l'enogastronomia è al centro, credo, delle grandi filiere, dei grandi business odierni, o come opportunità di sviluppo di un comparto enorme che in generale è quello dell'ospitalità. Una terra come quella di Sicilia, Catania in particolare, crocevia di turismo, città ospitale per eccellenza, non poteva non ospitare un salone che oggi è un salone innanzitutto business, un'opportunità credo magicamente inversa. Per una volta sono i grandi brand nazionali che si presentano qui a Catania per incontrare i buyer siciliani. Io credo che davvero le inversioni di tendenza nelle fiere anche local, regionali, siano un'opportunità per il territorio. È giusto andare sempre all'estero, esportare, incentivare l'export della nostra terra, ma è giusto anche che in particolare per le filiere straordinariamente attive del nostro territorio ci sia un'opportunità di incontro sul nostro territorio. Ecco, Catania c'è e lo dimostra bene anche in Sicilia. Catania ha dimostrato, oggi è il primo giorno e già tantissimi sono i visitatori, una 4 giorni che si completerà martedì con tantissima formazione. Questo è un salone in cui anche si accresce per l'imprenditore che si occupa di hotellerie, di ristorazione, anche la figura professionale. Si parlerà di asterisco, quindi di congelamento, surgelamento, si parlerà di vino con il Catania Wine Fest, oltre 1000 etichette in degustazione per tutti i wine lover e i food lover, quindi delle opportunità davvero speciali per rimanere davvero in contatto con un mondo che è in continua evoluzione. Abbiamo una città invasa anche da migliaia di cuochi col 30° congresso della Federazione Italiana che ha scelto Catania e la Sicilia per questo evento straordinario, quindi siamo convinti che questo sia un ottimo inizio per una lunga strada per il nostro territorio.